Ecco, ciao Patrizio, piacere, noi non ci conosciamo dal vivo ancora, spero che ci conosceremo a Firenze o da qualche parte. E ti vuoi velocemente presentare chi sei e soprattutto cosa fai con la tua attività che è Kisi? Sì, assolutamente. Intanto grazie, mi fa molto piacere conoscerti. Ci eravamo, diciamo, già sentiti, ma ancora mai visti. Almeno per adesso ci siamo visti e poi ci conosceremo personalmente. Io purtroppo il 1º febbraio non potrò essere presente alla sua presentazione, in quanto sono la mia presentazione di Milano, proprio di Kisi. Chi sono? Io sono un fondatore di startup, nonostante tutto la mia età non sia più da startupparo, come dico io. Ho fondato Kisi, l'ho fondata a maggio del 2017. Siamo il primo servizio check-in e check-out completamente automatizzato che può aiutare il mondo extraalberghiero a migliorare la dinamica del check-in. Diciamo, abbiamo un po' un punto di vista diverso dal punto di vista tradizionale sul check-in, in cui pensiamo sia più corretto parlare di check-in e di accoglienza che di check-in e basta. Quindi Kisi, diciamo, ha l'ambizione di automatizzare il processo burocratico del check-in, dalla consegna delle chiavi alla raccolta dei documenti in via alla questura, dalla raccolta della tassa di soggiorno in via al comune, dalla firma del contratto tra host e E voi avete quindi degli armadietti, come li definite? Degli armadietti con delle chiavi dentro le cassette, giusto? sì, noi abbiamo dei Kisi Point, sono definiti Kisi Point, è un luogo fisico dove all'interno si accede solo tramite codice unico e riservato, quindi che viene consegnato all'ospite nel momento in cui viene definita la prenotazione, e grazie a questo codice si accede in questi locali. Questi locali hanno la possibilità di aiutarti in 7 lingue, compreso russo e cinese, nel fare il tuo check-in. Alla conclusione del tuo check-in, che è composto dal rilascio del documento, il pagamento del soggiorno, della tassa di soggiorno si è abilitato, la firma del contratto si è abilitata, l'ospite può ritirare la chiave e quindi effettuare il check-in. Tutte queste attività sono notificate all'host, quindi l'host in qualsiasi momento sa che il suo ospite è arrivato, che ha ritirato la chiave, quindi che sta iniziando il suo soggiorno, e stessa cosa vale in fase di checkout. L'host sa quando il suo guest ha depositato le chiavi, e ovviamente tutto questo è assolutamente veloce. Tieni conto che oggi un check-in in Kisi dura dai 2 minuti e mezzo ai 5 minuti, e un checkout da 1 minuto a 2 minuti. Ovviamente è sempre questione di utenti e di quantità, ovviamente, di ospiti che vengono a fare check-in. Sono utenti o se sono utonti? Bravo, utile, bravo. Spesso, ultimamente abbiamo trovato una coppia di utonti, non dico la nazionalità perché non voglio ovviamente offendere nessuno, ma hanno superato il record, sono stati tipo 18 minuti in due, però alla fine si sono anche cambiati dentro il point, hanno preso anche tipo modello albergo. Ovviamente il Kisi Point è una struttura videosorvegliata H24, 7 giorni su 7 e assistita, quindi in qualsiasi momento un ospite ha un qualsiasi tipo di problema può tranquillamente richiedere assistenza, e l'assistenza lo aiuta a completare il check-in o il check-out. Bene, tu sai che forse non lo sai, io sono un fautore del self-check-in a 101%, ci credo, l'ho fatto, cioè l'ho vissuto come cliente già molti anni prima, quelli molto, diciamo, classici con la cassettina attaccata al muro. Nel 2016 ero stato a Vicenza in una ditta che fa distributori automatici per vedere se si poteva fare un qualcosa di automatizzato per le chiavi. Poi ho un po' abbandonato l'idea perché mi sono reso conto che gli chiedeva una startup apposta, come poi hai fatto tu, e tu l'hai fatto in maniera incredibilmente veloce e incredibilmente bene, da quello che ho visto, l'ho visitato a Firenze e quindi devo farti i complimenti. Adesso siete anche a Milano voi. Abbiamo aperto a Milano da 2 giorni, dal 24 di gennaio siamo a Roma, A quindi Roma anche, ok, siamo a perfetto. Firenze, Roma e Milano, sì. Io credo, c'è una fase sicuramente di convincimento degli utenti, però secondo me una volta passata quella curva di, diciamo, diffidenza, questa cosa può solo scoppiare, nel senso può solo partire in maniera incredibile. È talmente evidente il vantaggio che non lo so, Questo lo credo anch'io, anche perché è un problema culturale, dai, alla fine, sì, cioè sì, un po' sì, la diffidenza sia lato host, molto più diffidente l'host che il sì. guest. Certo, Gli sì. ospiti, alla fine, se gli dici di essere liberi, di poter arrivare nel luogo del loro Scherzo. soggiorno quando vogliono, non ti possono che ringraziare. Tant'è vero che sei sempre in totale segretezza, qualche host fa pagare il servizio Kisi, quindi lo compra da noi a una cifra e lo rivende a una Ok. cifra più alta al suo guest, perché è un servizio vero, un valore aggiunto dare a un ospite la Lo possibilità è. di arrivare
quando vuole. Ovviamente io mi auspico che questo non avvenga, ma che sia invece un modo per ottenere maggiori prenotazioni come host, perché ovviamente se io host ho la possibilità di fare un self-check-in gratuito per i miei guest, è più facile che venga prenotato da me un appartamento che da qualche altro host, e forse invece ti fa pagare 20, 30, 50 euro per arrivare alle 2 di notte. Guarda, secondo me, se tra qualche anno, se non hai il self-check-in almeno come opzione, sei un po' fuori, un po' come oggi non avere internet o l'aria condizionata. Quindi, e adesso siamo nella fase di opportunità. Chi capisce l'opportunità per qualche mese, per un anno o due, avrà vantaggi rispetto agli altri. Secondo i miei calcoli, di qualche mese fa siamo sul 2-3% di chi fa check-in in una città. Forse adesso è aumentato? Di Chi fa self-check-in. self-check-in, scusami, sì. Sì, allora, i suoi dati sono rendicontati perfettamente. Sono il Ah, ok. 2-3%, sono la cifra. Di fondo, una città come Firenze, mediamente un appartamento fa 60 check-in l'anno, ok, come media, e di questi 60 check-in ne fanno 2-3 in self-check-in. Ok. Però diciamo di quanti host hanno l'opzione rispetto a quanti non ce l'hanno, siamo su questi numeri più o Questi meno. numeri, sì, e tieni conto anche che il self-check-in è un'alternativa. Io considero sempre che Keezy non deve essere un sostituto fisico a tutti gli effetti, ma deve essere un'alternativa. Ovviamente l'alternativa, e lo vedo con qualche host che ci sta utilizzando, diventa un'abitudine. Eh Cioè, sì, comincia così e poi inizia, lo prova, prima dice una volta sì, poi una volta no, un'altra volta sì, un'altra volta no, poi 2 volte sì, una volta no, 3 volte sì, una volta sei no. classico spacciatore fuori dalla scuola, dai, glielo fai Sì. provare. Piano piano ti renderò Ok, quindi ripeto, secondo me è un'opportunità per chi entra adesso. Sembra che siamo a farci adesso la pubblicità a vicenda, però io ci credo, ci sono video miei nei quali parlo di questo da anni. Chi entra adesso nel self-check-in, ma qualsiasi che sia Keezy o altri sistemi diversi, ha un vantaggio competitivo assurdo, per cui vabbè. Ma tieni conto, Senti. Luca, ti dico solo questa, tieni conto, Luca, che noi 10 anni fa andavamo a fare il banco, andavamo a fare il deposito in banca o il ritiro in banca con il cassiere. Andavamo dal benzinaio col benzinaio, oggi abbiamo il self-service. Andavamo al supermercato con la cassiera, oggi abbiamo lo self-scanning. Quindi è un concetto di iniziare a provare a capire che quello è tempo libero, sia lato host che lato guest, eh? Non è solo lato ospite, anche lato proprietario, il tempo Madonna, lato libero. proprietario è un cat che cambia la vita, scherzi. Sì. A me mi ha cambiato, avevo 3, io ho 3 appartamenti a Firenze e non faccio più un check-in fisico. E beh, Io cavolo. sono un estremista. Io ho detto nei miei annunci Airbnb, Booking, Solo self-check-in. solo self-check-in. Chi Sì, sì, prenota, sì. prenota consapevole che farà solo self-check-in. Noi a Venezia abbiamo visto che chi fa solo self-check-in ha proprio più clienti, c'è tutta una fascia di clienti che cerca il self-check-in per vari motivi, per esempio arriva tardi all'aeroporto e non vuole rischiare che l'aereo sia in ritardo e poi trovarsi 100 euro di fee o di andare in albergo, perché ti mandano anche in albergo. E quindi vabbè, insomma, ci credo molto e assisteremo al vostro successo. Poi l'implementazione dipende, la tecnologia è complicata, cioè può succedere di tutto, però l'idea è molto solida, insomma. Senti, allora, noi stiamo andando a creare un portale alternativo alle grandi OTA, eccetera. Cosa chiederesti tu a un portale nuovo a livello soprattutto integrazione, con Kisi? Allora, sicuramente per me, intanto complimenti per l'idea perché ritengo che sia una grande buona idea e che ce ne sia bisogno diciamo, in questo settore, in questo frammento del turismo. Teniamo conto che Keezy ha necessità di integrarsi, perché ovviamente il nostro obiettivo è dare servizio all'host, quindi l'host che utilizzerà la sua piattaforma, nel momento in cui utilizzerà anche Keezy, deve essere più automatizzata possibile. Ovviamente quello che chiederei sarebbe la maggior possibilità di avere le portistica. Cioè, cosa intendo? Anche per chi si integra è importante capire le dinamiche anche lato OSA, non solo lato proprio. Quindi a me mi interessa ovviamente sapere cosa avviene dal mio host sulla mia piattaforma, ma mi interessa anche sapere cosa avviene lato OSA, perché è quello che permette poi di fare anche strategia, fondamentalmente. Le OSA che oggi detengono le informazioni sulle prenotazioni, le dinamiche, banalmente oggi nessuno identifica quali sono gli orari di prenotazione maggiore. Quindi, se a me domani mattina un'OSA mi desse la possibilità di dire che alle 4, tra le 4 e le 6 di pomeriggio ho il 40, 50, 60% di prenotazioni, molto probabilmente io che sono in attesa di ricevere la prenotazione, lì potrei fare un'altra serie di attività. L'attività di supporto alle prenotazioni, quindi rispondendo più immediatamente, o viceversa, anche creando promozioni in altre ore.
Ok, beh, allora ti spiego molto velocemente la logica di queste, diciamo, decentralizzate, cioè queste attività, questi portali non centralizzati. Tutto tende ad essere molto trasparente, cioè girano sulla blockchain, che è alla fine un database distribuito dove tu hai accesso in lettura a tutti i livelli. Ora, ovviamente non è detto che tutto sia trasparente, che tutto sia disponibile, perché poi l'implementazione reale si vedrà, ci sono sicuramente dei dati che non vogliono essere condivisi dagli utenti, eccetera. Però di base tu come Chisi dovresti avere accesso a tutta la procedura di prenotazione, probabilmente anonimizzata, cioè non hai il nome della persona, ma sai esattamente quando avvengono le prenotazioni, sai anche il tipo di ricerche che fanno, eccetera, eccetera. Ci sono vari ovviamente livelli di interazione, non è detto che tutto sia lì, però nascono proprio aperte queste attività, questi portali, quindi aperti al massimo, e sicuramente non è neanche da mettere in discussione la possibilità che ci sia l'API o l'API, insomma, sono quindi queste porte di entrata di comunicazione tra sistemi software. Quindi così posso prevedere che comunque il rapporto tra un'attività come la tua, che ha bisogno di dati, e un portale decentralizzato nasca già insomma, si parta con il piede giusto. Ecco, il portale decentralizzato non tende a fare raccolta dati sui quali poi lucra. Ecco, diciamo, non è lì il guadagno del portale decentralizzato è che venga utilizzato al massimo possibile, che la moneta interna poi acquisti di valore e quindi acquisti di valore anche ciò che hanno mano gli utenti stessi. Ecco, quindi credo che sia comunque l'inizio di una grande amicizia, ecco, tra gli hardware, tra le ditte, diciamo, che vanno a lavorare con le OTA e queste OTA decentralizzate. Ecco. E più precisamente, tu adesso, per esempio, ti pare che ti sia integrato con Booking, ho capito bene? Allora, noi abbiamo fatto una partnership con Booking, dove Booking ha riconosciuto agli host di Firenze e di Roma che si sono iscritti sulla piattaforma a nuovi immobili, quindi con nuovi annunci, un bundle di 15 Chisi Check gratuitamente offerti da Booking. Nel frattempo noi stiamo integrando, perché la connectivity di Booking, diciamo, ha dei tempi suoi, Certo. l'integrazione, quindi ci stiamo integrando in modo tale che gli utenti Booking possano, tramite Chisi, quando andranno a fare la prenotazione, trovarsi già i dati della prenotazione precaricata nella piattaforma Chisi. Ok, quindi non c'è il passaggio di inserimento dati automatico. Il nome e cognome dell'ospite, l'indirizzo mail, data check-in, data check-out, poi ci sarà, diciamo, ci sarà solamente un'informazione in più che ovviamente Booking non ha, è l'appartamento, diciamo il match degli appartamenti tra me e Booking, ancora, diciamo, non è possibile farlo. Cioè, quindi lo stesso di Booking lo dovrei avere io per identificare che quello è l'appartamento. Ok, quindi un'integrazione basilare. Ti piacerebbe integrarti di più? Mancano dati? Ci sono cose che ti farebbe piacere avere? Sinceramente, per il mio tipo di prenotazione, no. Diciamo, tutto quello che mi servirebbe sarebbe l'appartamento, ma si stanno lavorando i tecnici da ambedue le parti per capire come passare anche questa informazione, che, diciamo, il caricamento di una prenotazione su Chisi può durare davvero 2 minuti, in questo modo dura una decina di secondi. Ok. E invece Airbnb? Ma Pensate di Airbnb ancora integrarvi? non ci siamo ancora integrati. Airbnb ha una coda, fra virgolette, per le integrazioni. Siamo in attesa dell'integrazione, abbiamo fatto tutti i passi. Speriamo di riuscire entro il primo trimestre a essere integrati anche con loro. Quella sarebbe una bella botta, ovviamente, l'integrazione con Airbnb. Assolutamente sì. Tieni conto che la disponibilità di Airbnb c'è, ovviamente, con le dinamiche anche del fatto che Chisi è molto più per Airbnb, che, diciamo, ha sempre basato tutto sul concetto di community, host che devono incontrare gli ospiti, eccetera, eccetera. Ovviamente, forse all'inizio vista anche con un po' più di diffidenza e distanza, tenendo conto che la differenza, come dicevo prima, tra check-in e accoglienza è sostanziale. Cioè, sapere che un ospite arriva alle 3 di notte, ma andare la mattina alle 9 con lui a fare colazione, alle 2 di notte check-in, alle 9 la mattina è accoglienza. D'accordo, ok. E invece integrazioni con Channel Manager? Attualmente ci stiamo integrando, proprio attualmente, credo saremo integrati tra una quindicina di giorni con Cross Booking, e stiamo lavorando con Kiko per l'integrazione, e stiamo attualmente iniziando con Avanti a capire quali sono i dati da scambiarci. Voi adesso mi
avete, come dire, dei Kisi Point che sono nei punti chiave di arrivo, quindi stazioni, forse aeroporti, poi ogni città ha le sue particolarità. State pensando anche a dei Kisi Point mini sparsi per la città? Allora, diciamo che ti potrei dare un'anteprima, Dammi, eh? dai. Allora, sì, diciamo dal fine, diciamo tra il 10 marzo e il 20 marzo lanceremo pubblicamente il primo Kisi Street o i primi Kisi Street, perché abbiamo avuto da quando abbiamo aperto oltre 80 richieste di apertura di Kisi Point tra Italia ed estero. Tra queste 80 richieste abbiamo avuto anche piccole città, ovviamente dove un Kisi Point può, diciamo, non essere sostenibile dal punto di vista economico. Abbiamo quindi immaginato e poi brevettato, domanda di brevetto depositata 15 giorni fa, un Kisi Street. Il Kisi Street a tutti gli effetti è, io lo racconto come un distributore sigarette automatico, Sì. okay, dove in quel caso abbiamo, diciamo, proprio definito che il canale distributivo sarà proprio quello delle tabaccherie. Saremo anche, quindi legandoci alle tabaccherie perché hanno una grande capillarietà, ovviamente noi sceglieremo non tutte le tabaccherie, ma le tabaccherie dove c'è mercato o dove c'è prenotazione, appartamenti, e sarà affiancato di fatto dove c'è al distributore sigarette, dove non c'è sarà praticamente come fosse un distributore sigarette. Basterà avvicinarsi e potrai fare tutte le stesse attività che vengono fatte al Kisi Point. E diciamo da quel momento rilasceremo anche il servizio QR code, vuol dire che io potrò dall'applicazione mentre sto facendo il mio viaggio farmi il check-in, Sì. quindi perché Kisi ha due prodotti, il Kisi Box, quello dove c'è fisicamente la chiave, e c'è il Kisi Digital, quello che invece ti permette di fare il check-in o dal tuo computer o dalla tua applicazione, a tutti gli effetti poi in fondo ti rilascio i codici domotici del tuo appartamento, se tu hai un appartamento io ti rilascio automatico il codice di accesso al tuo appartamento, o viceversa informo al tuo host che il check-in è stato fatto e che il tuo host ti può accogliere. Ecco che lì allora ritorna l'accoglienza. Quindi io faccio tutto sull'applicazione, faccio tutto sul back-off, sul PC, all'host arriva l'informazione che Mario Rossi ha fatto il check-in regolarmente, quindi ha lasciato documenti, ha pagato la tassa di soggiorno, ha fatto tutto quello che è stato abilitato a fare, e l'host può finalmente fare accoglienza. Quindi appena arriva il suo host e dice: ben arrivato, queste sono le chiavi, ti racconto com'è l'appartamento, ti accompagno a vedere Piazza Santa Croce anziché qualsiasi altra cosa. Ok, senti, e questi Kisi Street possono essere messi anche a disposizione di agenzie di Assolutamente recensioni? sì. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Il Kisi Street a tutti gli effetti è uno strumento. Kisi sta aprendo un network. Attualmente abbiamo i nostri 3 point, più siamo in definizione con altri 4 partner d'Italia ed estero. Il primo paese in cui andremo all'estero sarà Barcellona. E ovviamente se chi avrà intenzione di aprire un Kisi Street nel suo territorio, nella sua città, potrà essere partner di Kisi, non del Kisi Point, ma del Kisi Street in quel caso. Ok, avete intenzione di accettare anche le criptovalute come pagamenti? Assolutamente sì, perché no? Ok, hai sentito Assolutamente parlare delle ICO? sì. Non tantissimo, sinceramente. Ok, Non potrebbe sono. essere uno. State cercando investimenti particolarmente grandi o com'è il vostro rapporto adesso con la crescita, diciamo? Allora, tieni conto che noi abbiamo chiuso adesso al 31 di dicembre, diciamo siamo arrivati un po' lunghi, più al 31 di gennaio sarà chiusa definitivamente la fase 1 di Kisi. La fase 1 di Kisi era l'apertura dei 4 Kisi Point in Italia, compreso l'ultimo che sarà a Venezia. E Quindi dove avete deciso dove metterlo a Venezia? A spero, non voglio che i veneziani si arrabbino, ma mi sia Cannaregio, Cannaregio possibile? sì, è un sestriere, cioè una zona. Perfetto. Cannaregio, subito il ponte che c'è lì, c'è il ponte delle Guglie. Sì, ok, al Ponte delle Guglie dove? All'angolo, al bar? Perdonami, che Non io l'ho sai visto due bene. volte il luogo e resta una vista, Hai ragazzi. passato Però il ponte un po' più avanti, sulla strada sì, lì, passo il ponte un po' avanti, sì. strada nuova. Ah, fantastico, ok, bene. È una strada di grandissimo traffico, ho visto, Era trafficata, sì, non è lontana dalla stazione, quindi va bene. non è lontana dalla stazione, sì, No, no? beh, dipende dov'è, però sarà 10 minuti, 15, insomma, poi. No, no, a piedi, no, no, a piedi è a 4-5 minuti alla stazione, non di più. Ah, e quindi proprio all'inizio della È strada nuova, all'inizio. a Rio Terra di Spagna, dai, sì, ah, proprio vicino al ponte. Vabbè, poi Comunque, vedremo, dai. Comunque sì. iniziamo lavori il 1º di febbraio, dovremo finire entro fine febbraio. Fantastico. E lì ci sarà il primo Kisi Point di Venezia, e lì è la fine della fase 1. Poi dalla fase 2, ovviamente, avremo bisogno, diciamo, di booster, per aprire invece tutto il resto di Kisi Street e compagnia. Ok. Beh, l'ICO, perché adesso ormai tutti provano a tokenizzare le attività e l'ICO per voi potrebbe essere,
Può sembrare assurdo quello che ti dico, ma insomma stanno accadendo queste cose strane nel mondo delle cripto. Tu andresti a creare un token, quindi una specie di criptovaluta, Kisi Coin, per esempio, che può essere utilizzata per pagare i servizi sulle vostre Kisi Point, e fai un'offerta di pubblico acquisto di questi token nel mondo delle cripto e raccogli dei soldi. Poi chiunque ha investito comprando questi coin ha un interesse che la vostra attività funzioni, perché se va su il prezzo della vostra moneta, va su anche il loro guadagno. Mi immagino che siano cose un po' così esoteriche da sentire, però preparati perché sta arrivando un po' questo tipo di approccio alle attività. Vabbè, te lo volevo dire perché insomma No, no, invece ti ultimamente. ringrazio, non so se l'hai visto, ma mi sono preso degli appunti e No, no, no. sappi, diciamo, sono un ascolta che poi rimette subito in pratica, quindi Vabbè, andrò. no, non è detto che sia una buona idea, perché adesso c'è la No. moda di tokenizzare tutto anche quando non serve, però insomma mi è venuto un po' l'istinto di dirti questa cosa, ma Valuterò in ogni caso se coinerò il primo token Kisi Coin, sarai il primo beneficiario. Ah, ok, perfetto, dai. Bene, senti, non ho altre domande in realtà, mi pare tutto chiaro, spero appunto che ci conosceremo e che magari se riusciamo a anche integrarci tanto meglio. Io sono assolutamente E disponibile. basta, ti posso solo augurare, non hai bisogno perché insomma vedo che siete bravissimi, sono sicuro che andrete lontano. Grazie Luca, grazie davvero, gentilissimo. Non faccio segni scaramantici perché non è carino, ma scherzi a parte, spero anch'io che sia un progetto impegnativo e ambizioso e quindi ci stiamo spendendo con grandissima intensità. Bene, ti Grazie ringrazio Luca, e alla prossima. grazie a tutti, grazie davvero, a Ciao, presto. ciao, ciao, ciao.